Ok ragazzi, siamo al circuito di Magione. Ci fanno guidare una di queste macchine su un tratto molto breve di pista e ci cronometrano un pezzettino. Io mi lasci sempre per primo però, perché io devo essere sempre la cavia? Di solito è l'arboretto la cavia, quando non c'è l'arboretto sono io la cavia. Io adesso vi dico una cosa su Torquato Testa che voi non sapete. Torquato Testa è il classico compagno di classe che vi dice che non ha studiato e poi prende 11. 11, ok? Arboretto, insultalo un po' anche per me nei prossimi video. Volevi vedere che mi schiantavo contro un muro con la Ferrari? E invece no ragazzi, sapete perché? Perché abbiamo fatto solo due giri ieri con la Ferrari. Due! Cioè 5 ore di strada per due giri. Quindi un cavolo, non abbiamo fatto neanche il video. Solo quella clip ho registrato. Però mi piaceva Edo che mi insultava un po', quindi io. Comunque, siamo tornati al park ragazzi, finalmente dopo un'estate di assenza completa. Mi sembra assolutamente doveroso aggiornarvi sulla situazione park, perché ormai sul canale non lo vedete da un botto. Però il park esiste ancora ragazzi. Come potete vedere, vegetazione cresciuta a dismisura. Il park però è completamente coperto alle mie spalle e quindi è sano e salvo. E la mia fantastica bici nuovissima ragazzi, rossa fiammante come la Ferrari, è sporca da far schifo ragazzi. Non sono mai stato bravo a tenere pulite le bici, ma questa ragazzi è la prima volta che la lavo e l'ho tenuta sporca perché ho paura a lavarla. Questo nero ragazzi è molto molto delicato, mi ha detto il ragazzo che l'ha verniciato. Infatti in realtà non viene via la vernice perché l'ha verniciato bene, però è come se perdesse un po' di opacità. Contro ogni aspettativa ragazzi, è resistita. Ma non perdiamoci via ragazzi, dobbiamo sistemare il park prima di poter girare un pochettino. L'uomo delle braccia concerte è arrivato. Non sono concerte. Infatti però. Sai cosa dobbiamo fare? Vieni. Messa bene. Dobbiamo cambiare questa moquette e anche quella dietro lì dei panettoni ragazzi, perché come vedete demolita. È normale nel senso che dopo un'estate di sole ragazzi si sgretola veramente. In più ci sono mai stati i rovi al park. Vuoi bucare? Quindi dobbiamo togliere anche questi cazzo di rovi che si sono formati. Quindi uno, un po' di moquette l'abbiamo messa via, ma dobbiamo capire se ci basta per fare tutta la discesa del mulch, perché è bella larga. Abbiamo troppo poca moquette per poterla cambiare qui sul mulch. Va bene solo per i panettoni, quindi dobbiamo andare a comprarla. Il piano ragazzi è che io e Sasso andiamo a prendere la nuova moquette e lasceremo il pazzo con i due schiavi a cambiare la moquette invece dei panettoni. Oltre a dover cambiare la moquette dei panettoni, devi vloggare. Cosa? C'è da fidarsi? No. Vedi il lato positivo, Sasso. Andiamo a prendere moquette e il pazzo lavora. E lui lavora. Per una volta, ragazzi, non si lavora, lavora quel bastardo. Schiavi al lavoro. Che voi lavorate, io vi guardo. E loro, vabbè, devono imparare gli schiavi. L'abbiamo fatta, abbiamo levato la moquette. Eccoci, stiamo tirando sulla moquette. Questa è una nuova tecnica. Dai, rifallo. I nostri schiavi stanno lavorando. Il problema sostanzialmente è che se questo non riesce a entrare subito, bisogna fargli il buco d'ingresso, la sede, così che poi questo entra. A posto! Abbiamo ritirato i nostri rotoli di moquette. Io spero vivamente che arrivo là e il pazzo abbia finito almeno il rollin del panettone. A few moments later. Però guarda qui la qualità del lavoro. Ti hai detto, non ci sono più picchetti. Uno e due. Io vorrei sapere una cosa ragazzi, se qualcuno di voi ha per caso un'idea migliore di mettere la moquette queste discese. Una soluzione pensata che serva sia per tenere lontana l'erba, sia che non faccia passare l'acqua sotto, perché se l'acqua passa sotto ovviamente si formano tutti i canali
Infatti noi mettiamo questo telo di plastica sotto la moquette per evitare che si formano tutti i canali, ecco. Siccome vogliamo girare però, e se dovessimo adesso metterci a cambiare anche la moquette di questo rolling qua, penso che inizieremmo a girare alle 8. E ormai alle 8 fa buio. Per oggi ci accontentiamo così. L'unica cosa che dobbiamo togliere, ragazzi, sono i rovi. Mi faccia vedere come si toglie un ramo. Oh. Ah, ma così le prendi, ma... Vorrei bestemmiare. No, no! Questi non li avete mai visti, ragazzi. Da un paio di mesi a questa parte è diventato il mio snack preferito. Allora, sono dei bocconcini, ragazzi. Merluzzo! Non sono di... Il merluzzo! Ragazzi, sono dei bocconcini. Cosca, cioccolato e banana. È il mio nuovo snack preferito di The Protein Works. Vi lascio comunque il link in descrizione se volete portarmi in giro dei cubettini che vi danno un sacco di energie. Ragazzi, a brevissimo c'è il Crankworx. Canada prima e poi Nuova Zelanda. È ora di iniziare a rifare un po' tutti i trick, ragazzi, per i contest. Ma non è che dovete guardare solo me. Cosa stai filmando? Quindi? Allora Dean cominciava a fare dei trick seri e non le baggianate. Dai, fammi vedere cosa sei capace. Ma no, neanche whip. Cioè, mi hai detto i trick seri per il Crankworx. Vedi, il Crankworx è questo, vedi. Dai, fammi fare due salti. Non fammi un po' di posto, grazie. Siamo insieme. E già ci sei, ricordagli dov'è questo. Che senso? Che è già uscito. Ah, è link in descrizione. Bravo. Ah, perché sarà già uscito quando... Sì, è già uscito. Ah, allora è già uscito, link in descrizione. Mi fare tre triple bar, eh? Sì. Dai, ce l'hai. E poi il primo trick che devi fare qual è? 3-6. 3-6, va bene. Quella! A comando ormai, qua. Dopo. È iniziata gasata la session, Gasata, gasata. Bello il mulch, ma mi ha fregato di brutto. A te lui prima qua e poi lo facciamo di là, Guardalo lì, perfetto. Dai, allora io faccio un flip e tu un whip dritto, dai. Dai, che qua. Dai! L'hai mollata nel momento giusto. Ok, dobbiamo fare i corchini. Prima destra e poi sinistra. Cioè, devi pensare solo una cosa. Devi farlo girare cattivo, basta. Poi diventa 6. No, cazzo. Era giusto. Il dorso è bello, ragazzi. Ma quando ci si incastra nella bici, bisogna far così. Che è stato un po' cattiva adesso. Taglielo un calcettino, se lo merita. È già rotta. È già rotta, no. Buongiorno. Giornata delle peperonate. Quando torni sempre dalle vacanze, che giri il primo giorno, è sempre il giorno delle peperonate. Hai visto, anch'io ho sbagliato cash. Quando succede così, che magari sapete fare un trick e lo sbagliate, è giusto poi sforzarsi e rifarlo altre volte, proprio per riprenderlo mentalmente e completamente prevaricare la paura. Tanti di voi me l'hanno chiesto, ragazzi, perché non mi vedono fare spesso front flip. È una delle prime rotazioni dopo backflip che ho imparato. Però mi fa paura. Rispetto a backflip è molto cieco. Se sbagliate la rotazione c'è poco modo di salvarsi. Però lo so fare, quindi è ora di riportarlo. Dai, Si va di front bar? Sì, l'ho già fatto, però è da mille anni che non lo faccio. Che male! Figa, mi sono tirato il collo in una maniera prepotentissima. Uh-huh.
Legno! Puttana che stecca! Minchia, mal di testa per sempre qua! Questa bastarda sopra il casco, quando fate i trick di rotazioni, soprattutto in avanti, vi tira il casco in aria in una maniera... In maniera pazzesca! E dirlo bene col pH! Pazzesca! L'ultima cosa che vi faccio vedere per questa giornata, ragazzi... Oh, mi avete stressato l'anima? Sto cavolo di boner! Tantissime persone mi chiedono, ma perché non fate mai la rampa dritta? In realtà farlo dritto è facilissimo, è più facile che saltare dritto sulle altre rampe. Però serve soltanto quando devo fare il contest. Siccome nei contest c'è di solito il boner log e il boner spinge diverso da una rampa normale, devo allenarmi ogni tanto lì. Quindi poco prima dei contest di solito faccio un po' di salti anche sul boner log e riprovo tutti i trick. Adesso per entrare a fare il boner mi prenderò in faccia sta cosa. Vado! Non abbiamo mai fatto un video con una session seria facendo un po' trick serie sul boner. Peccato che non c'è Livello, che è infortunato in questo periodo. Di solito il buon Ivo joina sempre con me le session sul boner. Avrà ancora un po' per la riabilitazione. Quindi questi esseri non l'hanno neanche fatto dritto. Ed è, ragazzi, più facile che saltare dal salto quello del mulch grande. Ragazzi, scrivetemi nei commenti se vorreste vedere una bella session sul boner dove facciamo fare anche a questi esseri malvagi. Secondo me potrebbe venire fuori un video bello, bello ignorante. Pieno con di stecche, ospedale. Alboretate. Non so, io il boner, cazzo, non riesco mai a capire. Cioè, so tutto tranne il boner. Sai tutto? No, interrogazione. Così, guarda, arrivava a scuola. Signor Barak, interrogazione. Mi parli del boner log? Maestra, so tutto, ma non so il boner log. Chiusura del video. Sta arrivando la notte, è ora di andare a dormire, piccolini. E quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e andare nella descrizione sotto, vedere i link e il pollice ovviamente. E ci vediamo al prossimo video. Legno!